Vali, che spettacolo. Oggi c'è solo un po' di scirocchino caldino. Ci saranno quei 35 gradi adesso, quindi si aspetta che cali un po' il sole per poter uscire di nuovo a pesca, però guardare fuori così da una balconata è una cosa stupenda. Ciao a tutti amici, siamo qua oggi nella splendida cornice di Golfo Aranci e facciamo una pescatina leggera. Ho portato con me due canne, una la attrezzerò con un vetrino da 5 grammi con cui potrò pescare sia a striscio con un gamberetto che lasciarlo riposare a fondo finché non lo incaglio. L'altra, la mia classica cannettina ultralight rosa da Trouterea, su cui metterò il vermone, il gulp, il saltwater, sempre efficacissimo, e tenterò un po' lungo le pareti qui di questa splendida location. Ecco qua, allora, la prima montatura semplicissima, vetrino 5 grammi, girellina, ametto e ci inneschiamo dei gamberetti che ho trovato al Decathlon, un po' smaciullato. Pronti il nostro innescone tattico. Là esattamente. Lasciamo affondare. Va che spettacolo. Montatura da drop easy. 3 grammi di piombo, vermetto innescato su un bracciolo fatto con il mio classico occhiello e vediamo cosa esce. Eccola. Eccola bella, un bello sciarranino. Lo sciarranino. Colori favolosi. Lo sciarrano è uno di, molla, è uno di quei pesci voracissimi che non manca mai in questo genere di pesca leggera. Ok, c'è. Ehi, che testatina. Vediamo un po' cos'è. Ok, ah, una donzella bellissima. Questa c'ha dei colori che sono assolutamente fantastici. Guardate che pesciolino. Che meraviglia. Questo è un pesce d'acquario, tanto che è bello. Slamiamolo rapidamente. Guardate che colori, questa donzellina fantastica, famiglia dei labridi. Vai! Spanciata mega galattica. Quest'esca viene veramente apprezzata. Va che meraviglia. È talmente fatto bene questo silicone che sembra vero. C'è. Altra donzellina bellissima. Questa volta, opla, di una colorazione diversa. Eccola qui. Castagnole tante, donzelle tante che ho tirato. Eccolo. Cos'è questo? Salaghetto, un fasciatino, poverino. Eccolo qua. Si è mangiato la gomma. Eccolo. Piano, piano, adesso ti lascio andare al volo. Ma per divertirsi. Non so, cos'è, fatturato? No, 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 è silicone addirittura questo qua. No. Perché comunque sono uguali, precisi identici. Ma è . Fanno una mucca, non è differente. Questa è un'altra perchia ancora. È un altro di quei pesci di con la pancia blu. No? Sì, lui. Guardalo qua. Guardalo qua. Belle, sempre bellissime, però guarda che colori. Barchette. Quelle grandi soprattutto sono uno spettacolo. Quelle grandi sono uno spettacolo. Vuol dire che qua sotto, no? Vuol dire che qua sotto c'è un polpo.
Guarda che bello. È bellissimo, è bellissimo. Questo mangia gli avanzi tipicamente del polpo. Esatto. Famiglia delle cernie. Ma che spettacolo. Qua facciamo un altro filmato, ragazzi. Facciamo un filmatino qua al mare. Guarda che bello. E lo so, allergico. A che colori? No, sono spettacolari. Bella. Vai. Qua per far diventare... Ti ricordi? Ciao a tutti. Oggi la banchina di Lie of Remix, perché stanno spostando i camion del set cinematografico della Sirenetta Disney, e quindi sono venuto dalla parte di qua del porto, che praticamente è anche ridossata dal maestralino che si è alzato, e vediamo un po' qui sotto se c'è ancora qualche perchettina, qualche sciarano da bucare. Stavolta la canastrice l'ho lasciata a casa perché tanto non mi ha pagato niente l'altro giorno, e vediamo, entriamo subito in pesca. Op, qualcosa c'è. Un saraghetto. Che accelerazione. Un saraghetto fasciato. Bellissimo. Bellissimissimo. Preso all'angolo della bocca. Goloso. Ecco, slamato subito con sicurezza. Vai. Fantastico. Bello, bellissimo. Primo lancio. Primo pesce. Ma ancora. Stavolta ho decisamente visto qualcosa che usciva da sotto la roccia, prendeva l'esca e poi me l'ha tirato subito sotto la roccia, così sono finito a incagliarmi malissimo. Che odio. Oh, sera veramente intanata con crudeltà sotto, e questa è una bella bavosina. Finalmente anche la bavosina abbiamo nel novero delle nostre catture quotidiane. È quella decisamente antipatica che morde. Ma che bello, ma che bello. Quindi prendiamo la pinza, visto che è lì pronta per mordere. Vai, col cavolo che mi faccio morsicare. Usteria, usteria, cosa vedono le mie fosche pupille. Eccolo, eccolo finalmente. Oh, oh, oh. Boom, eccolo qua. Oh, eccolo qua, meraviglioso. Volevo il ghiozzo e il ghiozzo è arrivato. Oh, eccolo qua. Vediamo cosa è. Ok. Ho capito cos'è che mi ha rotto tutto prima. Era una grossa occhiata, visto che c'è il branco di occhiatine qua sotto. Adesso sono più che sicuro che mi basta insistere un po' e ne becco un'altra di una taglia un pochino più corposa di questa. Fermo. Ma che bel piccolo sparide. Vai qua, a mezz'acqua mi ha dato. Oh, un tordellino finalmente, eccolo qua. Questa specie mi mancava oggi. Eccolo finalmente, il tordellino. Bello anche lui, bellissimi colori. Il marvizzino, bellissimo, guardate che colori. Guardate che colori meravigliosi. Pesci di mare sono una roba incredibilmente colorata. Fantastico. Tordellino andato. Allora, la mattinata non è andata male. Un bel ghiozzo, non vi ho fatto vedere il rilascio perché praticamente ho spento la telecamera per fargli la foto e quindi poi mi sono dimenticato di riaccenderla, ma fidatevi che non è finita in zuppa. Qui a Golfo Ranci stanno facendo un po' di lavoretti sull'illuminazione pubblica, non fateci caso. Adesso andiamo per l'ultima oretta di pesca di questa vacanza prima di tornare nelle valli e vediamo un po' se c'è ancora qualcosa. Ecco qua lo stesso spot di stamattina.
ridossato, siamo stati un attimo fa dall'altra parte, ma era tutto piuttosto mosso, quindi abbiamo scelto di venire ancora qui, visto che stamattina comunque è stato molto piacevole pescare. Non c'è più la barca che fa la spola con l'allevamento di orate là in fondo, quindi 30 secondi di arrivare giù e ci vediamo in pesca. Allora, che c'è un concorrente in acqua, il volatile, cerca anche lui qualcosa da pescare, è andato sotto. Eccola lì la sula che mi è sfuggita prima all'obiettivo, guarda che bella, bella, no, non so se è una sula in realtà, boh, però è bellissima. Girati di qua, brava. Ho appoggiato l'esca in acqua un attimo e mi ha dato subito un sarago. Tra l'altro questo è un pizzuto di una discreta taglia, che roba. Te se l'hai mangiato tutto, cacchio. Tutto se l'hai mangiato, questo è grosso, eh. Oh, frena, frena, socio. La metto dal 10, te non devi trattarlo così. Guarda, guarda che pizzuto. No, pizzuto no, no. E beh, è andato. Perlomeno si è rilasciato. Oggi sto insegnando questa fine arte dal pescare a un mio amico e ha già visto come non si rilascia un pesce. Anche con me. Yeah. Sta qua è roba con la bocca piccola, però stavolta l'ho fregata. Ecco cos'era. Sono occhiate, ti fanno diventare matte. Ma che bello. Piano, piano, occhiatina, volevi, è il vermone. Niente gratis a questo mondo. Bella l'occhiatina, spettacolo. Vai, libera. E la Madonna! Cioè... vieni a vedere che razza di bestia! Cristo! Guarda che roba! Una sorta del pesce! Questo è un tordo marvizzo! Tra l'altro di una dimensione particolarmente impegnativa, fischia! Ah, che spinate, che spinate! Cribbio, sta fermo! Dio, se non la smetti di agitarti ti fico in padella con le patate! Ah, che bello! Ah, Cristo! Ah, via la metto. Questo si è ciucciato tutto il vermone. Poi è rimasto lì appeso. Bello, bellissimo. Che colo. Ecco, torna qui. Torna, vieni. Vieni. No, 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 non devi andare. Tordo. Che duro mestiere. Che duro mestiere. Quello lì? Aspetta che vengo a vederlo. Opla! Oh, che bel tordo! Questo è un tordo pavone! Ah, che bello, figa! Se te lo lasci mangiare un attimo! Loro fanno, ah, gustoso! Eccolo qua che il tordo, guarda che bell'occhio che c'ha! Bellissimo il tordellino, vai! Libero! Tordellino ripartito a razzo! Grande! Questo combatte, eh! Ah, che bella! La donzella! La donzella! Bello, è tipo il mio pesce preferito! Guarda che bella! Guarda che colori, fischia! Questa è meravigliosa! Ferma! È un po' viscidina, è meraviglioso! La boccuccia piccola, guarda che colori, fischia! La scappa sempre! Cristo! Che nervi! Il tuo pesce! Sei a tre specie di pesce catturate comunque. Lo sciarrano, il tordo e la donzella. Anche l'oratina l'altro giorno. Oratina spettacolo. Quello lì ci stava dando, A me bocca, guarda. Allora è già lì. Oh, urco zio! Arrabbiatissimo. Madonna. Sciarranone. Esatto. Non è niente. Vieni. Ah, che bello. Un sciarrano.
apri la boccuccia. Io non voglio ridarti il verme neanche se ne va della loro vita. Lascialo andare. Guarda, guarda. Oh. Guarda, porca miseria. È andato. Uè, non riesco a fare un rilascio come Cristo comanda oggi. È un cecchino. Altro sciarrano galattico. E altro sciarrano. Adesso vediamo di riuscire almeno a mostrarlo al pubblico. Oh, guardate qua che bei colori. Lo sciarrano, anche conosciuto come Serrano Scriba. Ti odio. Eccolo ancora. È un altro, guardala lì. Se sono ancora esca? Piano, piano, piano. Sciarranino. Vai. Beh, purtroppo non vi posso offrire una vista di Golfo Ranci dall'alto, perché come vedete il traghetto ha le vetrate che non ti permettono di guardare di sotto. Vacanza finita, ci si imbarca, si torna. Spero che questo video, diverso dal solito, vi sia piaciuto. Adesso vado a cenare. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.